Saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Con questo video continuiamo il percorso con il nostro tutorial intitolato Impariamo a creare il nostro sistema da soli. Oggi in questo video vedremo le varie tipologie di giocate da poter utilizzare nel nostro sistema integrale. Esistono però delle giocate che abbinate tra loro possono coprire la partita al 100%. E non solo, ma possono anche essere prese entrambi. Gli esempi pratici li vediamo in queste tabelle. Integrale va sempre abbinato con delle partite fisse, perché aggiungendo partite con più segni la vincita potenziale minima andrà a diminuire notevolmente, perché giocando sempre un importo di 2 euro totale noi andremo a ripartire 2 euro su più colonne. Facendo un esempio pratico, noi abbiamo, giocando 4 fisse, aggiungendo 4 doppie, per esempio con il metodo under 1,5 primo tempo e over 1,5 finale, noi dei 14,55 euro che avevamo nella nostra schedina giocata da 2 euro, adesso aggiungendo 4 doppie andremo a giocare 16 colonne da 15 centesimi per un totale di schedina di 2,40 euro. La nostra vincita potenziale minima scenderà a 2,91 euro più un bonus di 3,43 euro, dunque scenderà da 14 euro scenderà a 6,50 euro, però la vincita potenziale massima salirà dai 14,55 euro a 65,83 euro. Mentre se vogliamo puntare con quote più alte andremo a abbinare le nostre fisse questo metodo di giocata, che sarebbe l'1-2 finale con il pari finale. La vincita potenziale minima va a salire, infatti avremo una vincita potenziale minima di 4,24 euro più 5 euro di bonus, dunque per un totale di 9,24 euro, mentre la nostra vincita potenziale massima salirà a 124 euro. Naturalmente, queste modalità di giocate utilizzate con il sistema integrale possiamo utilizzarle
combinandole con il sistema ad errori e con il sistema ridotto, in modo tale da giocare anche le nostre fisse a sistema. Ma di questo ne parleremo più avanti nelle prossime puntate. Bene, per il momento chiudiamo qua questa puntata. Nella prossima continueremo il nostro tutorial con altre preziose informazioni per capire come sono strutturati i sistemi e crearne dei nostri. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.